L'Arezzo calcio femminile è stato fermato sull'1-1 esterno dal Real Meda nella gara valevole per il 21esimo turno del campionato di Serie C ed ha così collezionato il secondo pareggio di fila dopo quello ottenuto settimana scorsa sempre in trasferta contro lo Spezia. Le amaranto sono ritrovate come 7 giorni prima in svantaggio, ma così come accaduto in terra ligure hanno rimontato, mantenendo l'imbattibilità stagionale e rimanendo in vetta alla classifica. Un pizzico di rammarico per la mancata vittoria e soprattutto per le tante chance sprecate nel secondo tempo. Nella prima frazione la squadra di Mister Testini prende in mano il possesso del gioco, ma fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Ripamonti. L'occasione migliore capita sul destro di Vicchiarello, che calcia di poco fuori. Il Real Meda bada solo a difendersi, ma al 45esimo sfiora il gol con la sponda acrobatica di Antoniazzi per Mariani, che di testa spedisce alta la sfera da 2 passi. Nella ripresa la CF continua a giocare prevalentemente nella metà campo avversaria, ma al 18esimo è il Real Meda a portarsi in vantaggio con il lancio di Ferrario per Antoniazzi, che elude Costantino e calcia infilando la sfera al primo palo alle spalle di Sheika. Il gol incassato scuote gli amaranto, che da quel momento in avanti si riversano in avanti costruendo numerose palle gol. Al 25esimo la neoentrata Paganini dà il via alle danze con un tiro che termina fuori misura, poi un minuto dopo Ceccarelli si inserisce con i tempi giusti e colpisce di testa mancando per pochi centimetri il bersaglio. Al 28esimo è ancora il turno di Paganini che arriva alla conclusione ma non riesce ancora per un soffio ad inquadrare lo specchio. L'Arezzo preme ma al 33esimo rischia ancora quando Ferrario lavora bene un pallone sulla destra e poi serve Molteni a rimorchio che spedisce alto da 2 passi. Le ragazze di Mister Testini pareggiano meritatamente al 35esimo quando Vicchiarello su punizione infila la sfera al secondo palo sorprendendo Ripamonti e firmando l'ottavo gol personale in campionato. Il finale è tutto di Marca Amaranto. Al 38esimo Orlandi va all'incornata spedendo il pallone alto di poco. Al 39esimo Paganini sfiora di nuovo la porta con un tiro velenoso e poi al 42esimo Vicchiarello serve Orlandi che calcia a botta sicura trovando però la deviazione in corner di Ripamonti. L'ultimo brivido un minuto dopo con il tiro di Vicchiarello respinto dalla numero 1 di casa e con la successiva mischia in cui si spengono anche le velleità odierne dell'Arezzo.